Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Riccardo Bottitta. Siamo tornati con God of War e siamo all'interno del serpente, ragazzi. Assurdo. Intanto buon Natale, ragazzi. Pubblico questa puntata probabilmente per Natale. Non mi fermo nonostante le festività. Sognavo spesso di essere mangiato. Dei sogni non bisogna. Non ho paura, mi ha solo fatto ricordare come mi sentivo quando ero bambino. Troviamo la statua. C'è qualcosa qui? No. Cioè, ci sono delle isole. Vorrei perdermi qualcosa. Ah, l'odore è migliore di quanto pensassi. Ricorda la birra all'erica che fermenta. È piacevole. Sei così strano. Vabbè, più strano di una testa parlante, cosa c'è? Questo cos'è? Ah, qui l'acqua sembra che bruci. È acqua, non è vero? Sì, più o meno. Oro. Questa non è acqua, questo è acido. Possiamo attraccare qui. Forse qui c'è altro oro. Un mondo intero c'è in questo serpente. Una rana viva. Di là. C'ho una torre dentro il serpente. Delle caverne, ma. Ecco il martello. Se fosse più vicina. E come facciamo? Forse non ci possiamo andare, mi sa. C'è qualcosa di là. Vabbè. Si è avvicinata abbastanza, forse io ce la faccio. Ok, blocchiamola. Adesso possiamo salire. Giusto? Sì. Mimir, dove avrà messo il tuo occhio, Dino? Non lo so, mica posso vederci da quell'occhio. Infatti, perché non è collegato al cervello, giustamente.
Almeno questo. Almeno questa è una cosa normale. Ah, qui c'è uno scrigno. Uno scrigno dentro il serpente. Ah, l'occhio. Sì, è un occhio. Forse dovrei piantarmelo in testa per non perderlo. Piano, dai, piano. Grazie, fratello. È bello riavere la profondità visiva. Beh. Quindi adesso è funzionante quell'occhio. Vabbè. Aspettate un attimo. Quello ci serve. L'ultimo codice. Ora possiamo decifrare le rune di Nifl. E c'è anche una runa del viaggio. Vuoi partire? Bene, benissimo. Abbiamo trovato tutti i codici. Vabbè, adesso possiamo uscire dal serpente, no? O sbaglio? Come si esce però? Da qui forse. Sì. Possiamo andare, dai. Come va, Mimir? Beh, non posso dire di sentirmi di nuovo completo, ma è un miglioramento. Il Bifrost è intatto. Andrà bene. Allora abbiamo tutto. Andiamo verso Jotunheim. Ora nessuno ci fermerà. Hai mai sentito l'espressione sfidare la sorte? Ecco. Usciamo. Segnaliamo. Tenetevi. Lo sapevo. Che succedeva qualcosa. È stato piuttosto terrificante che la nostra presenza disturbi la pancia di Jormungandr. No. Non penso. Che gli succede? Non va bene. Meno male, è finita. Sì, vabbè. L'hanno colpito. Cos'è? Sbrighiamoci. Non posso che concordare. Tieniti e mantieni l'equilibrio. La barca si muove. Sto per... Ho preso. Ah, stiamo uscendo, ok. Che è successo? È morto. Ragazzo. No. Sto bene. Mi ci sto quasi abituando. Che gli è successo? Siamo stati noi? No. Qualcos'altro. Il gigante è morto. Perché il serpente ci ha lasciati qui? Guarda! Ah, siamo... da Tamur. Freya. Freya. Possiamo fidarci di lei, giusto? Finché non ne siamo certi, tieniti a distanza. Il serpente del mondo. Che gli è accaduto? Speravamo lo sapessi tu. Sei lontana da casa. Sto cercando mio figlio. Grazie a voi.
vedo le cose più chiaramente. Non sai dove si trova? No. Ma tra boschi e campi echeggia il suo nome. Dovrebbe trovarsi qui a Midgard. Da quanto non lo vedi? Da molto tempo. Da prima che tu nascessi. Perché sei così distante da me? Che cosa c'è? È successo qualcosa? Laggiù! Eccolo dove è suo figlio. Lo sapevo che colpendo il gran serpente vi avrei fatto uscire allo scoperto. Ah, era lui. Avete una qualche idea, una vaga idea di quanto mi siete costati? Figlio mio. Madre. Sono qui. Non scappare. Non ne ho nessuna intenzione, madre. Lo so che sei ancora arrabbiato. Lo so che quello che provi non è cambiato, ma io voglio... Che cosa provo? Cosa provo io? Sai, ho passato gli ultimi 100 inverni a immaginarmi questo momento. Ho ripetuto nella mia testa tutto quello che ti avrei voluto dire, ogni parola, perché tu capissi esattamente quello che mi avevi rubato. Ma adesso mi rendo conto che ormai non mi interessa che tu capisca niente. Non ho bisogno di te per niente. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente che... Sulla strada che hai scelto, la vendetta, non troverai la pace. Io lo so. Certo che lo sa. A te io penserò dopo. Prima la famiglia. Non ti è bastato? Lo dobbiamo affrontare. Quindi sta difendendo anche sua madre. Cioè, assurdo, ragazzi. Devi andare. Vai. Però Freya. Gli ha tirato pure un pietrone. Meglio che tu stia lontano, ragazzo. Non sarà un bello spettacolo. Non gli farai del male. No, ragazzo. Come vuoi. Fermo. No, Atreus. Tu sanguini. Respira, ragazzo. Respira. Non è il mio sangue. Ah, la cosa che aveva... Sta succedendo? La cosa che aveva nella faretra delle posso frecce. Posso sentire il dolore. Che... Suo padre l'aveva aggiustata. Per questo l'aveva buttata quelle frecce. Freya. Posso sentire tutto quanto. Ora tutto torna.
Queste frecce annullavano. Vulnerabile. L'incantesimo. Minchia, il gigante si è risvegliato. Che succede? Freya può ucciderci. No, hai sentito il vento? Ci muoviamo. Quella freccia, Baldur ha colpito il vischio. Nella cinghia della faretra. Il vischio l'ha ferito. Per Freya era maledetto. Non solo, l'incantesimo si è spezzato. Essere ucciso. Certo, ora ricordo tutto. Adesso ricorda. Controlla quella cosa. Non mi schiavo. Lo farò ragionare. No, donna. Non puoi. Vuole ucciderti. Nessuno può fermarmi! E anche tu! Dov'è? Non mi importa se mi uccide. Io lo proteggerò. Non lo lascerò morire. Muovente! Presto sarà tutto finito! Là! Pure il gigante. Ancora, ancora, ne voglio ancora. Oh, oh. Aspetta. Perché adesso sente i dolori. Il gigante di nuovo. Lascia. Ti sento. Congelare. È meglio di quanto ricordarsi. No. Vedi, questo ti fermerà. Vabbè. Ah, forse ho capito. Devo usare queste ora. Bella me del caos. Ecco. Morria sti tentacoli. Ah!
Oh, che sta succedendo? Merda. Figlio mio, basta! Posso sistemare tutto! Perché non lo farà più? Vabbè, è diventato più forte, ma che è? Gli è finito... è finito l'incantesimo ed è diventato più forte. Doveva essere il contrario. Che spettacolo, non mi sono mai ragazzi. Sentito così vivo. Ora basta. E mi sa che ora devo fare. Devo usare l'ascia. Vabbè. Ma che sta succedendo? Fenomenale! Ancora! Ancora! Ne voglio ancora! Vieni qua! Ne vuoi ancora! Vabbè raga. No, così moriamo, aspetta. Vabbè raga. Sì, sì, sì. Vabbè. Fatti colpire se ne vuoi ancora. Incredibile. Oh sì.
sta facendo quello? Non ho capito, ma quel gigante lo usa pure lei? No, no. Aspetta. Forse vuole uccidere la sua madre. Ma che battaglia, ragazzi! Abbiamo sofferto abbastanza! Zitta! Madre! No! Guardate Atreus. Voglio ringraziarvi. Nemmeno il padre di tutti era riuscito a compiere ciò che avete fatto voi. Non mi ero mai sentito così vivo. Ironico. Oh. Cosa? Ma che spettacolo! Un attimo che... devo usare... l'ascia, sì! No, lo ghiaccio. Quindi devo usare le lame del caos. Sta facendo confondere! Di nuovo questo si è messo. Devo stare l'ascia. Di nuovo quello si è messo. Devo usare questa. Vabbè. Di nuovo quello si è messo. Così. No. Vabbè. Di nuovo questa si è messa, devo mettermi l'ascia. Tutti quanti. Vabbè. Di nuovo quella devo mettermi. La me del caos. Ma che è? Mi fa confondere. Mi serve una patria creativa.
Devo mettermi di nuovo l'ascia. Di nuovo quella si è messa. Insieme ad Atreus, ma che figata! Dai, vabbè. Sta spicchiando tutto. Lingua del serpente. Avanti. Fallo. Fallo. Fermati. Ti prego. È sconfitto, padre. Non nuocere. Tu non ci darai più la caccia. E non la toccherai. Non mi serve la tua protezione. È cambiato, Kratos. In passato l'avrebbe ucciso. Farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai di interferire nella mia vita. Io cercavo solo di proteggerti, volevo... Oh. Ho fatto molti errori, lo so, ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisca, se vedermi morto risolverà le cose, non ti fermerò. Lo so. Vabbè, ma sei un cosa inutile, però. Ti voglio bene. Io ti... Che ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce qui. Dobbiamo essere persone di Dio. Ah.
Se l'è cercato. Stava ammazzando e mi ha adorato Frank, dolce figlio. Vabbè. Lo ha scelto lui. Farò piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno. E darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell. Questa è la mia promessa. Ti ha salvato la vita. Mi ha privato di ogni cosa. Di ogni cosa. Tu sei un mostro. Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci. Io ti conosco abbastanza. E lui. Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Finalmente, tutta la verità. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello Hell era tuo padre? È questo il destino degli dèi? Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremo gli dèi che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Dobbiamo essere migliori. Guardate Freya, ho lo sguardo vuoto. Mi sa che ora siamo noi i cattivi. Ai suoi occhi sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza. Assurdo, ragazzi. Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare, ma alla fine sembrava malvagia. No. Avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo! Lei sarebbe morta per farlo vivere. Solo chi ha figli può capire. Sì. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo al tempio di Tyr un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. Perché siamo accostati a Baldur? Odino deve averlo convinto che seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il vischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, che tragedia. Baldur è stato il più grande dono di Odino a Freya. L'unica cosa del loro matrimonio a cui teneva. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita. Ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente stupide.
Beh, in realtà sì, non è stata... non era una scelta facile. Io mi chiedo, ma questa maledizione l'ha lanciata davvero Freya? Mir, perché Tyr si sentiva responsabile per ciò che Odino fece ai giganti? Ci fu un incidente poco dopo la creazione del Mjolnir, quando Tyr organizzò un incontro diplomatico tra Odino e i re dei giganti. Avvenne agli albori della lunga guerra, quando la vittoria era un miraggio e gli Jotnar erano l'ago della bilancia tra gli Aesir e i Vanir. Odino aveva convinto Tyr che il martello fosse solo un deterrente per ottenere una pace più vantaggiosa. Tyr sperava di convincere tutte le fazioni che in pace avrebbero prosperato. Sapeva che i giganti erano molto preoccupati per il martello, una superarma in mani poco fidate, ma si fidavano di Tyr. Tyr vedeva sempre il meglio nelle persone e, convinto dalle parole di pace di Odino, portò il dio corvo a Jotunheim. La situazione si deteriorò in fretta. I giganti si aspettavano l'inganno di Odino e scoprirono il suo vero piano: spiare e rubare i loro segreti. Grazie alla loro magia, cacciarono per sempre Odino dal loro regno. Frustrato, Odino sfogò la sua furia sui giganti di Midgard. Thor e il suo Mjolnir massacrarono tutti i giganti che trovarono. Niente poteva resistere a una tale furia sterminatrice. E alla fine, con l'aiuto di Tyr, si ritirarono. La torre scomparve, così come i giganti da Midgard. Da allora nessun uomo o dio ha più messo piede a Jotunheim. E ci stiamo mettendo piede noi. No, non dobbiamo andare qui, scusa. Perché lì c'è un troll? No, vabbè. La cosa è certa, non dobbiamo andare lì. Cosa c'è laggiù? Oro di Algir. Quello che c'era nel serpente. Ma quindi il serpente dov'è? Cioè, guardate ragazzi, lì c'è una cassa nornana. Cosa c'è? Non ho capito. Ah, dobbiamo uccidere questi prima. Vabbè, arrivo. E dai. Draculino.
Amorrea. Là ce n'è un altro. Ne manca uno. Guardate qui. Furia dei titani. Non ce n'è vita qui in giro. No, vabbè. Noi dobbiamo far calare questo. Come ci andiamo dall'altro lato? Ma ci andiamo dall'altro lato. Aspetta, vediamo. Posso da qui. Non ho capito a che serve sta cosa. Non ho capito come devo fare qui. Non l'ho capito. Vabbè raga, lo faccio dopo, dai. C'è da perdere tempo. Mimir, perché lavoravi per Odino se era così cattivo? Questo è il mio lavoro. E se vuoi fare carriera come consigliere reale, devi accettare anche i pazzi più meschini. I posti disponibili sono pochi. Anche il mio primo signore era crudele, ma da lui ho imparato che l'ironia e l'arguzia sono armi potenti, utilissime con sovrani e dei. Iniziai alla tua età, come messaggero del re delle fate e all'occorrenza giullare. La sera con gli amici scorrazzavo per la foresta. Ci chiamavano buon temponi e lo eravamo sul serio. Organizzavamo scherzi e dispetti, ci prendevamo gioco dei mortali. E dato che il nostro signore si divertiva, non venivamo mai puniti. Buon temponi. Poi un giorno smise di divertirsi e decisi di andarmene. Grazie al cielo, gli anni e i viaggi che mi hanno condotto fin qui mi hanno trasformato da girovago spensierato in modello di virtù. Intanto siamo zombie. Anche un po' di vita abbiamo. Vabbè, ora faccio così. Almeno ci dà un po' di vita. Il talismano. Un pizzico di vita. Vabbè. Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando per voi. Se siete svegli lo troverete. Ho perso tempo con voi. No, aspetta, la pietra della risurrezione. Ecco. Che l'abbiamo usata.
stavamo parlando di qualcosa? Vabbè, andiamo qui. Ci siamo. Non ci credo, vedremo i giganti. Beh, se tutto va secondo i piani. Infatti. Vabbè, Baldur non c'è più, quindi non so se ci sarà qualcun altro ad impedircelo. È molto Baldur, è molto Magni, è molto Modi, sono morti tutti, più o meno. Quindi probabilmente ce la faremo. Vabbè ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti.